furbetti del cartellino a Loreto Mare, il giorno dopo scatta l'obbligo di tornare al lavoro, sconcerto e delusione in corsia. Hashish in auto, in casa, bilancino di precisione e semi di canapa domiciliari per un 35enne di Benevento. Scoperta in uno scantinato del Napoletano la base operativa di una banda del buco, carabinieri sequestrano armi e cartucce. Servizio garantito fino al giorno di carnevale, caos rifiuti nel Salernitano. Esercizi e gare di Ciambarà a Rommo di Benevento, lezioni frontali e non solo, al liceo con indirizzo sportivo. Mercoledì a Nuova Delhi in India la prova di skit, gareggia l'atleta di Baia Latina Domenico Simeone. Nuovo appuntamento con l'informazione targata Media TV, lo abbiamo appena sentito dalle nostre anticipazioni, continua a far discutere l'operazione antiassenteismo dell'ospedale Loreto Mare di Napoli, delusione e sconcerto in corsia, due i nostri servizi, vediamoli. L'inchiesta che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di oltre 94 dipendenti dell'ospedale Loreto Mare di Napoli, di cui 55 sono finiti ai domiciliari, è nata in seguito alla presentazione di un esposto anonimo contro tre medici dello stesso presidio, che erano in regime di esclusività, un regime che prevede di poter lavorare solo con la sanità pubblica. Per chi lo sceglie c'è l'assegnazione di un trattamento economico aggiuntivo annuo. E accendendo i fari sull'ospedale, che è considerato uno dei presidi più importanti della città, a Loreto Mare fanno riferimento tutti i quartieri della zona orientale, i carabinieri hanno scoperto le false attestazioni in servizio. Avviata l'indagine per circa tre mesi, dal novembre del 2014 al febbraio dell'anno successivo, i militari del nucleo antisofisticazione e sanità hanno cercato riscontro ai sospetti. A mettere nei guai i cosiddetti furbetti del cartellino è stata la tecnologia, non solo attraverso i tradizionali appostamenti, pedinamenti e intercettazioni telefoniche. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità sono riusciti a stabilire che alcuni degli indagati non erano in ospedale, dove però la loro presenza era stata certificata invece da altri colleghi che avevano strisciato i loro badge. Come si legge nell'ordinanza di oltre 230 pagine emessa dal GIP Pietro Carola, i militari hanno accertato che gli spostamenti seguivano la scia lasciata dai loro telefonini, che nel corso della giornata hanno agganciato diverse celle telefoniche. Insomma, se fossero stati in ospedale, il cellulare avrebbe dovuto far riferimento ad un unico ripetitore. Ma non solo, dati relativi a presenze ed assenze sarebbero stati modificati, secondo l'impianto accusatorio, anche attraverso l'accesso al sistema informatico. Sono quattro i dipendenti dell'ospedale Loreto Mare di Napoli che risiedono nell'agro nuocerino sarnese a risultare nella lista dei 94 indagati del nuovo caso di assenteismo scoperto dai carabinieri del NAS. Perilide Carotenuto, 62 anni di Scafati, dipendente dell'ufficio economato del nosocomio napoletano, e per Giuseppe Villani, 57 anni di Angri, che lavora come esperto alle caldaie dell'ufficio tecnico, è scattata anche l'ordinanza cautelare. Sono infatti tra i 55 che sono finiti ai domiciliari. Gli altri due indagati sono invece Giuseppe Marrafino, 66 anni di Nocera Inferiore, e Ferdinando Collaro, 65 anni di Scafati. I quattro sono stati portati ieri mattina nella caserma dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, di cui vediamo le immagini. Il giudice intanto ha concesso l'autorizzazione a lasciare i domiciliari per recarsi al lavoro per 50 dei 55 dipendenti arrestati, tutto ciò per evitare la paralisi dell'ospedale. Dunque i nuovi furbetti del cartellino tornano al lavoro, nonostante l'ennesimo focolaio di polemiche, specie politiche, che sono scoppiate subito dopo che la vicenda è assurta agli onori della cronaca. Il procuratore aggiunto di Napoli ha anche annunciato che i dipendenti saranno costretti a lavorare per poi rimanere a casa quando non saranno in servizio. Una soluzione, come si diceva, che si è resa necessaria per evitare la paralisi del nosocomio. Bisogna vedere sui 50 se c'è l'obbligo della sospensione o meno. Allora bisogna capire, nell'ambito dei reati contestati e del procedimento, e bisogna calibrare la contestazione alla singola persona, e sono 99. 94, se ho appreso bene, sono 94 per singola persona. Dal 26 luglio 2016, poiché i fatti contestati sono fatti del 2015 e del 2014, non
hanno influito sull'annualità 2016. Fermo restando che noi sul 2016 col nostro non ha avuto segnalazioni, non ha avuto risposte, né tantomeno il direttore sanitario e il direttore amministrativo del Loreto Mare hanno fatto delle segnalazioni in tal senso. La base operativa era in uno scantinato, da lì partiva un tunnel collegato che dalla cosiddetta zona torretta arrivava alle Fogne. Da lì la banda del Buco preparava il prossimo colpo. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli hanno rinvenuto un fucile artigianale con colpo in canna e 48 cartucce nascosti nell'intercapedine tra i muri di due palazzi di via Camillo Cucca. Ispezionando i luoghi circostanti, i militari hanno scoperto la base operativa di una banda del Buco alla quale si accedeva scendendo le scale di un basso. C'era di tutto, 9 tute impermeabili, 9 lampade frontali professionali, arnesi da perforazione da scasso, guanti, caschi e mascherine, ma anche diversi capi d'abbigliamento griffati. Da lì partiva un tunnel che metteva in collegamento la torretta con l'ampio sistema fognario della città. Controlli dei militari a Napoli, tra Scampia, San Pietro a Patierno e Rione Sanità. Trovata un'arma pronta per l'uso e anche droga, due persone arrestate, tra i quali il capo della piazza di spaccio delle Case dei Puffi. Sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella a bloccare Giovanni Miano e Addolorata Di Gennaro, entrambi del luogo e già noti alle forze dell'ordine. Circa 143 kg di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati dai carabinieri nel corso di un'operazione condotta nei comuni dell'area giulianese in provincia di Napoli. I carabinieri della compagnia, coordinati dal capitano Antonio Delise, hanno inoltre denunciato 15 persone. Gli investigatori hanno sorpreso un uomo che aveva allestito il banchetto per la vendita delle bionde nei pressi di una scuola. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la custodia cautelare in carcere per Mario Di Leva e Anna Maria Fontana, la coppia di coniugi di San Giorgio a Cremano, nel napoletano, arrestati nei giorni scorsi nell'ambito di un'inchiesta su un traffico internazionale di armi con la Libia e l'Iran. I giudici hanno accolto la richiesta del PM della DDA Catello Maresca, titolare dell'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli. Hanno festeggiato il carnevale in corteo insieme ad altre scuole del quartiere Fuorigrotta di Napoli, ma hanno anche lanciato un appello alle istituzioni: salvate la nostra palestra. Originale iniziativa delle maestre e dei piccoli alunni della scuola d'infanzia ed elementare Andrea Doria, che hanno sfilato lungo Viale Augusto con addosso vestiti raffiguranti attrezzi sportivi e cartelli. Le condizioni in cui versa la palestra napoletana sono disastrose, inagibile da 4 anni, manca di tutto e ormai viene utilizzata come deposito. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento del Nucleo di Polizia Tributaria hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino beneventano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fermato a bordo di una Fiat Punto di proprietà di una Ollus, di cui peraltro riportava i colori di istituto, adibita a trasporto pubblico sanitario ed utilizzata prevalentemente a sostegno dei soggetti in emodialisi. All'interno è stato rinvenuto mezzo panetto di hashish dal peso complessivo di circa 50 grammi. I militari hanno pertanto proceduto ad effettuare una perquisizione anche presso l'abitazione del soggetto, che conduceva l'auto, indossando in quanto in servizio la divisa dell'associazione e ammettendo la titolarità della sostanza. Durante la perquisizione sono stati ritrovati anche 10 semi di canapa indiana ed un bilancino di precisione. 2 le persone denunciate in stato di libertà dai carabinieri del nucleo operativo ecologico di Napoli e dai militari delle stazioni di Ponte e San Giorgio del Sannio nell'ambito di alcuni controlli finalizzati rispetto delle norme in materia ambientale. Si tratta di un 45enne titolare di una società di Ponte che opera nel settore della raccolta dei rifiuti ferrosi, in quanto i carabinieri nel corso dell'ispezione hanno accertato che era stata realizzata senza le autorizzazioni un'area di stoccaggio di circa 2.500 metri quadrati di rifiuti speciali non pericolosi di tipo ferroso, dove erano stati riposti anche materiale di risulta da demolizione e pneumatici usati. L'area in questione pertanto è stata sequestrata. Denunciato anche il responsabile dell'area tecnica del comune di San Nicola Manfredi, poiché è emerso che i rifiuti solidi urbani erano stati stoccati anche qui senza le regolari autorizzazioni. 5 cassoni sono stati sequestrati, carrabili contenenti circa 10 metri cubi di rifiuti solidi urbani vari, contenenti tra l'altro materiale plastico e metallico e ligneo, mentre in un'area decente era stata adibita allo sversamento incontrollato di rifiuti inerti provenienti da demolizioni. L'area e i cassoni sono stati posti sotto sequestro.
Servizio garantito, ma fino al giorno di Carnevale. Caos rifiuti nel Salernitano. Il servizio. No, non è uno scherzo di Carnevale. Il martedì grasso sarà proprio l'ultimo giorno di lavoro per il Consorzio Bacino Salerno 1. Così dovrebbe essere, stando alle carte, dal prossimo 1 marzo, mercoledì, in assenza di un atto autorizzativo ai sensi del testo unico ambientale, il Consorzio non potrà più esperire alcuna attività. La comunicazione dell'avvocato Fabio Siani, commissario liquidatore del Consorzio Bacino Salerno 1, lascia non pochi grattacapi ai sindaci dei comuni afferenti, e cioè quelli di Calvanico, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Superiore, Rocca Piemonte e Siano. La nota è stata inviata anche all'assessore regionale all'ambiente Bonavitacola, che dovrà decidere ad horas se dare il via libera a una proroga, che appare la soluzione più probabile, oppure organizzare delle soluzioni tampone in attesa che si costituisca l'ente d'ambito, punto principale, prima della creazione dei cosiddetti SAD, cioè i subambiti, per la gestione del servizio di igiene urbana. Siani, tra l'altro, ha invitato i comuni ad evitare l'adozione di procedure di affidamento a ditte terze in violazione della normativa di settore, questo per scongiurare disagi sociali sui territori di competenza. In soldoni, i comuni che hanno intenzione di avvalersi di ditte esterne per il servizio non potranno non tenere in considerazione i lavoratori del Consorzio di Bacino Salerno 1, che altrimenti potrebbero anche inscenare eclatanti forme di protesta. E proprio mercoledì mattina, a meno di improvvisi dietrofronte, gli operai, insieme ai rappresentanti delle sigle sindacali, saranno in presidio permanente davanti al Palazzo della Prefettura di Salerno. Voucher, ecco i comuni tra quelli che li usano di più: Picco in Campania con 4 casi, Benevento, Vallo della Lucania, 3 case e Bosco Reale. Sentiamo. C'è anche Benevento tra i 7 comuni italiani tra i primi 200 utilizzatori di voucher del 2016. I buoni lavoro del valore netto di 7,50 euro all'ora. E quanto risulta dai dati forniti dall'INPS alla CGIL e rielaborati dalla Funzione Pubblica. Con il capoluogo Benevento rientrano Padova, Vallo della Lucania, Vasto, Trecase e Bosco Reale. La spesa complessiva ammonta a 2.418.150 euro per 1.078 lavoratori. In particolare a Benevento i prestatori sono stati 201 per una spesa complessiva di 721.510 euro. La Funzione Pubblica CGIL sottolinea inoltre che secondo i dati ricevuti dall'INPS ci sono molti altri comuni che ovviamente utilizzano i voucher, ma solo guardando ai primi 200 utilizzatori in totale e solo per queste 7 amministratori, i prestatori di lavoro accessorio sono stati appunto 1.078 per una spesa complessiva di oltre 2 milioni. I voucher vengono utilizzati per attività che hanno causali ricorrenti, quali manifestazioni sportive e fieristiche ed eventi culturali, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione dell'ente, mentre alcune risultano non classificate. Ecco perché i voucher avrebbero tolto lavoro ai cittadini. Nella lista dei primi 200 figurano inoltre, spiega ancora la FIP-CGL, anche altre strutture della pubblica amministrazione, dei servizi sociali e assistenziali. Questo dimostra che, osserva la segretaria Serena Sorrentino, il blocco delle assunzioni ha spostato al di fuori del rapporto di lavoro pubblico fette di lavoro tra appalti, esternalizzazioni e precariato, che hanno tolto opportunità di impiego stabile a tanti e prodotto diseconomie, il cui prezzo lo hanno pagato i lavoratori e i cittadini. Chi dice carità dice trinità, partire dall'uomo per raggiungere a Dio. Questo è il titolo del convegno diocesano della Caritas Napoli, tenutosi nel complesso di Regina Coeli. Le interviste. Ringraziare i tanti volontari, le opere di segno, i servizi della Chiesa di Napoli, della Caritas, per quanto fanno e per come lo fanno. E poi è anche un momento di riflessione spirituale, visto che il tutto parte dall'essere. La frase di Sant'Agostino questa mattina riecheggia spesso: chi dice carità dice trinità. E quindi creare dei percorsi nuovi, dei percorsi che possano essere davvero, nello specifico, rinvigorire le ossa, ripartire e soprattutto fare bene il bene. Se non pratichiamo, non viviamo della carità per la carità, ma che ci stiamo a fare? Allora tutto deve girare, tutto. La Chiesa. E non solo la Chiesa, perché poi carità è anche solidarietà, è anche fraternità. Se l'umanità, gli uomini in genere, imparassero un po' più a praticare, a vivere la solidarietà,
tante cose cambierebbero. Ci sarebbe meno male, eh? E ci sarebbe un po' più di crescita morale, etica, sociale delle nostre società. Siamo alla pagina sportiva, esercizi e gare di Ciambarà al Rummo di Benevento, lezioni frontali e non solo al liceo con indirizzo sportivo. Vediamo. Noi abbiamo cominciato 3 anni fa con la prima classe che si è fatta di liceo sportivo, quindi poi man mano siamo andati avanti, ora abbiamo 3 classi di liceo scientifico sportivo e il progetto prevede che nel primo anno fanno taekwondo e nel secondo anno fanno questa disciplina che si chiama Ciambarà. Ragazzi, a parte il fatto di avvicinarsi a una disciplina come questa di queste nuove arti marziali, imparano anche quello che è una certa tranquillità nell'affrontare determinate discipline, sì, perché anche se è uno sport dove si combatte, però non viene mai meno quello che è il principio della lealtà sportiva. Viene data questa opportunità in quanto sono sport singoli, quindi personali, nel senso che bisogna mettersi a confronto a tu per tu, mentre forse loro sono più abituati in uno sport di squadra. Quindi viene dato un'opportunità globale per vedere altri tipi di sport, perché appunto loro frequentano il liceo sportivo e quindi hanno bisogno di questa, di una visualizzazione più completa. Quest'anno, anche come tutti gli altri anni, a fine anno, verso maggio, faranno un esame finale dove faranno vedere ciò che hanno imparato durante tutto l'anno. Come possiamo vedere ci sono gli allenamenti grazie al maestro Loredana Iaccio, cintura nera secondo Dan di questa disciplina, reduce dal Giappone, risultata tra i primi 8 ai mondiali. E per tutti i ragazzi sarà una bellissima esperienza. Ricordiamo che a Benevento c'è questa disciplina dall'anno scorso e che ci sono stati ultimamente uno degli atleti di Benevento si è qualificato 3° ai campionati italiani. Il Ciambarà praticamente in Italia si sta ampliando tantissimo, ci sono 3 corsi nel mese di marzo, Roma, Potenza e Milano, dove praticamente ci saranno i nostri istruttori per la formazione di nuovi maestri. Ad aprile stiamo cercando con la federazione un accordo per cercare di portare a Benevento di nuovo il campionato italiano, la kermesse che abbiamo fatto lo scorso anno che ha portato tanto, tanto seguito. Invece mercoledì in India la prova di skeet gareggia l'atleta casertano Domenico Simeone. Vediamo. Prima prova di Coppa del Mondo di tiro a volo sulle pedane del Kami Singh Shooting Range a Nuova Delhi in India. In gara anche il casertano Domenico Simeone, portacolori del gruppo sportivo Fiamme Oro, originario di Baia Latina, prodotto dall'inesauribile vivaio della società Tiro a Volo Falco di Capua. Simeone, convocato dal commissario tecnico degli azzurri Andrea Benelli, sarà in pedana mercoledì 1 marzo per la prima fase individuale su 50 piattelli e giovedì 2 per quella conclusiva su 75, mentre venerdì 3 gareggerà nell'inedita prova composta da donne e uomini, la stessa che rappresenterà la novità ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Domenico Simeone, nato a Piedimonte Matese nel 1994, ma residente a Baia Latina, è esploso dal punto di vista agonistico nel 2013, con il successo ai campionati europei in Finlandia e a quelli mondiali in Perù per la categoria Juniores.
Nel 2014 è stato campione mondiale a squadre nella categoria di eccellenza. Nel 2015 ha centrato il primo posto al campionato italiano assoluto, riconfermando il risultato del 2016. Per lui il battesimo in Coppa del Mondo, replicando l'affermazione già conseguita dal suo compagno di allenamenti Tamaro Cassandro, più volte sul podio nella kermesse iridata, che dovrebbe rientrare in lizza in occasione della terza prova di Coppa del Mondo. Ambedue sono stati di recente premiati in occasione della cerimonia organizzata dal CONI Caserta presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato. Simeone, allievo dell'indimenticabile talent scout Giampiero Malasomma, scomparso 2 anni fa, incontrerà a Nuova Delhi il suo modello agonistico da sempre, cioè il campione olimpico Ennio Falco, peraltro zio di Tamaro Cassandro, il quale svolge il ruolo di allenatore della nazionale indiana di tiro a volo, pilotata dall'ormai ex atleta, ma tecnico di rango internazionale ai vertici mondiali dello ski. Ed ora il calcio, 2 super sfide per la Team Cup, chi la spunterà, e intanto va avanti anche il campionato. Sentiamo. Due super sfide con vista sulla finale. Juventus-Napoli, Lazio-Roma. 180 minuti per decidere chi andrà all'Olimpico il 2 giugno. L'ultimo precedente di Coppa tra bianconeri e azzurri ha messo in palio il trofeo del 2012. La squadra di Antonio Conte arriva all'appuntamento senza aver perso una sola partita in stagione e con lo scudetto già cucito sul petto. Primo tempo bloccato, poi la svolta. Edinson Cavani sblocca dal dischetto. Marek Hamsik mette il punto esclamativo a 7 dal traguardo. L'apoteosi degli uomini di Walter Mazzarri. Nelle stagioni successive, i bianconeri cancellano la delusione infilando scudetti in serie, tenendo sempre a distanza gli azzurri. Ma appena lo scenario diventa la gara secca, riecco il Napoli. Il 22 dicembre 2014 in Supercoppa, a Doha, la Juve va ancora KO. È ancora oggi l'ultimo trofeo di squadra sollevato da Gonzalo Higuaín. Le parole derby e Team Cup evocano una data, il 26 maggio 2013, la madre di tutte le stracittadine della capitale. Lazio e Roma si giocano un pezzo di storia. La tensione si affetta, ma a un quarto d'ora dalla fine ecco la zampata vincente. Lulic al 71esimo diventa lo sfottò biancoceleste, la frase incubo per i tifosi giallorossi. Chi ha trionfato sostiene che non ci sia rivincita, ma da quella serata la Lazio non ha più vinto un derby, 2 pareggi e 5 sconfitte, di cui le ultime 4 consecutive. Il ricordo del 2-0 firmato Strootman e Nainggolan è ancora fresco, ma è stato solo il primo atto di una stagione che si chiuderà con 4 Lazio-Roma. È in arrivo una settimana bollente. E siamo ora alla Serie B, 3-1, l'Avellino festeggia sotto una pioggia l'incessante, l'ottavo risultato utile consecutivo della gestione Novellino, centrando la 5ª vittoria della striscia ai danni di un decimato Vicenza. Il Trapani batte in casa la Salernitana per 1-0 e lascia l'ultimo posto alla Ternana. Quindi, ricapitolando la classifica, il Frosinone allunga il passo e stacca l'Hellas Verona e Benevento Calcio, che vengono scavalcate dalla Spalla al secondo posto. La Virtus Entella rientra tra le squadre che parteciperanno ai play-off, si avvicinano anche Novara Calcio e Avellino, in coda il Trapani, non è più ultimo e scavalca la Ternana.
Chiudiamo con un appuntamento da non perdere: giovedì 2 marzo alle ore 21 in diretta la puntata di Italiani dedicata al giallo della piccola Maria di San Salvatore Telesino, la bimba rumena rinvenuta a cadavere nella piscina di un casale adibito al resort nel giugno del 2016. Ospiti in studio e collegamenti esterni per fare il punto sulle indagini ed ascoltare le vostre opinioni. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo. A voi tutti una buona domenica. Arrivederci. Previsioni per il 26 febbraio 2017. Ancora qualche pioggia e locali temporali all'estremo sud, cielo a tratti coperto al nord e sulle Adriatiche, ma asciutto, più sole altrove. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord al mattino sarà soleggiato con al massimo poche nubi, cielo via via più coperto con il passare delle ore, ma senza fenomeni. Spostiamoci al centro, locali foschie sulle vallate appenniniche, cielo a tratti coperto su Abruzzo e anche sul Molise, ma anche sul Lazio e sulla Sardegna meridionali, però sarà asciutto, più sole con qualche nube altrove. Al sud ultime piogge locali temporali sul Salento, sulla Calabria, sulla Basilicata e sulla Sicilia, ma migliora entro sera notte. Sarà asciutto con cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. I venti saranno deboli o localmente moderati, in prevalenza dai quadranti settentrionali. Temperature. Le minime risultano essere più o meno stazionarie, valori compresi tra meno 5 e 12, ma anche 14 gradi sulle nostre regioni. Per quanto riguarda invece le massime, prevediamo 9-15 gradi al nord, 8-15 gradi al centro e fino a 19 gradi al sud e sulle isole maggiori.